Ciao a tutti amici del nostro canale mio e della zia Vallì, il doccio obbligatorio. Oggi vi metterò un po' di curiosità, perché non vi svelerò subito la ricetta che andremo a preparare con la zia, non solo ovviamente per noi quattro di casa, ma anche per tutti voi, ma vi mostrerò la disposizione di questi ingredienti. Abbiamo qua il cavolo nero, per chi non lo conoscesse, il cavolo verza, il cavolo, com'era l'altro nome? Ciuffetto! Il cavolo Cappuccio! cappuccio, va bene, i cannellini, io ho il suggerimento della zia, va bene, tutto in diretta, la cipolla fresca, l'aglio e il minestrone. Ma non è che la zia ci andrà a cucinare, appunto, non solo per noi, ma anche per voi, la famosa ribollita? Beh, per il momento non ve lo dico. Vi lascio attendere la zia con ansia. A più tardi. Ciao! Ciao a tutti! Allora, come a questo punto volevo dirvi come si trasforma un minestrone con cavolo in una ribollita, non la ricetta ufficiale, ma una cosa buonissima che voi potete fare quando volete. Io che cosa ho fatto? Ho cotto il minestrone. Ho soffritto la cipolla, ho messo tutti i cavoli, ho messo il minestrone e questo è il risultato. Ve lo faccio vedere. È una minestra molto soda, infatti è la minestra di magro fiorentina, quello che nei secoli passati veniva fatto con tutti i prodotti dell'orto. Della stagione, eh? Quindi vedete bene, pochissimo brodo perché la verdura è stata cotta praticamente nella propria acqua. Voi potete farla. Io l'ho cotta 2 ore e mezzo, pianissimo, ma voi potete farla anche nella pentola a pressione, come siete abituati a fare un minestrone. Io ripeto, ho messo a soffriggere cipolla, aglio, ma non l'ho soffritta, l'ho mandata con olio e acqua, proprio leggera leggera. Poi ho cominciato ad aggiungere i cavoli e poi ho messo il minestrone. Bene, detto questo, ovviamente c'è sale, pepe, un po' di peperoncino se vi piace, eh? E io ora lo aggiungo un po' di sale, un po' di peperoncino, questo punto vi dico come io trasformo questo semplicissimo piatto che ora metto qui. Vi ripeto, non è la ricetta originale, ma è buonissima e semplicissima, eh? Allora, prendo una bella padella, la metto sul fuoco, ho l'olio della mia amica Mara Pasquini, che è una cosa meravigliosa, guardate che colore che ha, è l'olio nuovo, è splendido. Ecco, e in questo olio qui cosa faccio? Io metto le foglie di cavolo di un altro cavoletto, eh? Le sfoglio, queste sono piuttosto tenere. Faccio vedere un minuto quello che io faccio. Ancora una foglia o due, già lavato ovviamente. Ecco,
metto tutto qui, prendo il mio coltellaccio, ecco, a questo punto lo metto qui nell'olio e questo farà la differenza. Poi prendo dei fagioli cotti al vapore, dei cannellini cotti al vapore, sciacquo bene, li metto in questo trabicco e li mangiamo. Questo farà sì che il brodo sarà estremamente morbido. Mettiamo un goccio d'acqua. Il sale nero, mentre questo va nella nostra padella, mettiamo il pane della serie, ribolliamo la minestra di maglio. Allora, mentre questo va, mentre abbiamo aggiunto nella pentola il pane, possibilmente scuro, però va bene qualsiasi cosa, non vi fate troppi problemi, lo riscaldiamo, mentre riscaldiamo il minestrone, abbiamo aggiunto e lo facciamo andare. Ogni tanto lo richiuderemo. Allora, questo è perfetto così.
Ecco. Così è pronto. Intanto andiamo a frullare i panini, i nostri panini. Perfetto. Passando i panini. Perfetto. Lo aggiungiamo alla nostra minestra di magro, che fra un po' diventerà una ribollita. E poi aggiungeremo il cavolo nero. Allora, questo è già pronto perché il pane, a forza di rigirare, è diventato, diciamo, papposo, ha assorbito tutto il brodo che le verdure avevano fatto, quindi noi mettiamo questo, poi aggiungiamo questa meraviglia di cavolfiore che abbiamo sgrillettato in un goccio di olio. Ora passiamo al minimo la fiamma, rigiriamo il tutto. Ed è quasi pronto! Quasi pronto. Bene, passati 20 minuti. Tutto pronto. Che meraviglia, che profumo! Allora, un giro di pepe appena macinato, che si sente anche con la mascherina. E poi olio nuovo. Siamo ai primi di dicembre. La nostra amica Mara Pasquini stamattina ci ha dato l'olio del 2020, che è una cosa semplicemente meravigliosa. Allora, si semplifica tantissimo questo piatto facendolo così, quindi fatelo perché veramente merita. È buonissimo, sanissimo.